Voi sapete la differenza che c'è tra un'ape e una farfalla. Farfalla è molto bella, però l'ape è molto utile. La farfalla si mette a girare su tanti fiori, ma non porta a casa niente. L'ape gira sui fiori, tanti, e porta a casa il polline, con cui poi elabora il miele. Io cerco di fare se riesco come l'ape, per questo sono qui anche con voi, per me è il primo contatto che ho con la realtà del movimento, del rinnovamento carismatico, cattolico, dello spirito, o comunque con la realtà movimentistica, dello Spirito Santo, e sono venuto per imparare, vi ringrazio di tutto l'amore che avete alla Madonna, che avete allo Spirito Santo, anche con questi canti bellissimi. Tuttavia, io ve lo dissi già il primo giorno, io non sono un esorcista, io sono un parroco prestato all'esorcismo. Forse non tutti sanno che uno non è esorcista a vita, è esorcista su designazione del proprio vescovo. Da noi credo che sia così un po' dappertutto, viene fatto per un quinquennio, al termine dei 5 anni, se il vescovo ritiene ti rinnova l'incarico, se no ti lascia decadere. Ecco, quindi si può essere e non essere esorcisti, ma preti lo si è sempre, tu es sacerdos in eternum. E io ho fatto tutta la vita nelle parrocchie, negli oratori, con i giovani, con le famiglie, e mi ero anche un po' specializzato nella coppia, ho lavorato anche in consultori cattolici per la famiglia e mi sono, senza titoli accademici, però mi sono specializzato sulla coppia per 50 anni. E col permesso dei miei superiori ho letto e anche studiato un manuale di sessuologia in uso nelle università. E ringrazio Dio di essere sacerdote in mezzo al popolo. Il prete fa dal battesimo al funerale, alle prime comunioni, all'estrema unzione, al catechismo. È un po' un tuttofare nel campo di Dio. In questo cammino, adesso dici Don Ambrogio, dove vuoi arrivare? Adesso atterro. In tutto questo, oltre alle varie, ho amato e predicato tantissimo la parola di Dio. Tutte le parrocchie in cui sono stato, ho sempre letto abbondantemente al popolo la Bibbia. Non l'ho appena spiegata, non l'ho appena riassunta, l'ho proprio letta. Per esempio, nella parrocchia in cui sono rimasto più anni, 18 anni, tutte le settimane al gruppo della terza età leggevo la Bibbia. Ho letto i 150 salmi, tutti, tutti, leggendoli, spiegandoli. Ho amato tantissimo l'Antico Testamento, lo so quasi a memoria, per così dire, no? E ancora adesso, nell'ultima parrocchia in cui sono, dall'inizio dell'anno ho cominciato dal capitolo undicesimo della Genesi, la storia di Abramo, a leggere la Bibbia alla gente e poi a postarla su YouTube con un titolo un po' birichino, La Bibbia della casalinga. E chi mi diceva, Don Ambrogio, come mai questo titolo? Ma perché io vorrei portare la parola di Dio a tutto il popolo, anche le casalinghe, intanto che fanno giù la polvere, intanto che stirano, intanto che girano il risotto, ascoltano mezz'oretta e c'è una bella audience e tante persone poi mi dicono, dopo averla ascoltata, io la leggo e poi faccio delle divagazioni, no? Ma leggo il testo. Mi viene voglia di prendere in mano anch'io la Bibbia e di leggermela per conto mio.
Per questo amo anche tanto i padri della Chiesa. Voi sapete chi sono i padri della Chiesa? Sì, tutti? I padri della Chiesa sono persone che corrispondono ad alcune caratteristiche. Primo, sono vissute nei primi 6 secoli della Chiesa e quindi l'hanno allevata, sono i padri. Secondo, erano scrittori, hanno lasciato dei testi. Terzo, sono stati privi di qualsiasi errore dottrinale, sono stati perfettamente ortodossi. Quarto, appunto, sono vissuti nei primi secoli della Chiesa. Se io vi dico, qui in Occidente, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Gregorio Magno, e poi c'è la grande tradizione orientale, San Giovanni Damasceno, San Giovanni Crisostomo, che è il mio preferito, e poi tanti altri, i padri della Chiesa. Ebbene, loro hanno predicato, si può dire, esclusivamente la parola di Dio. Ci sono fior di testi, fior di biblioteche, no? In cui loro hanno lasciato i loro scritti e commentano la parola di Dio. E basta, e basta. E tra tutta la parola di Dio, forse non tutti sanno qual è il libro che hanno commentato di più. Incredibile, il Cantico dei Cantici. E credo sia un peccato che non sia conosciuto da molta gente. Vabbè, io oggi voglio parlarvi ancora per il motivo per cui sono stato invitato, perché sul foglietto di invito c'era scritto, assieme a Don Stanzione, a Don Francesco Broccio, Don Ambrogio Villa, esorcista diocesi di Milano. Quindi presumo che mi abbiano invitato affinché la più parte del mio parlare sia su questo tema, e anche oggi farò un pezzettino, ma prima voglio leggervi una pagina straordinaria del mio padre prediletto, San Giovanni Crisostomo, che fu pressappoco contemporaneo di Sant'Ambrogio nel IV secolo d.C. Mi piace Giovanni Crisostomo perché ha un modo di parlare e di scrivere modernissimo. Leggendo questa pagina direte: ma questa è stata scritta da uno scrittore in questo secolo? No, è stata scritta 1600 anni fa. A questo vi esorto, carissimi, e non cesserò mai di esortarvi, che non solo qui, probabilmente era in chiesa dove parlava, qui badiate a ciò che si dice, ma anche che a casa vostra siate fedeli alla lettura delle divine scritture. Io questo brano lo amo tantissimo perché ha ancora bisogno di essere incarnato, amici. Io sto scoprendo questa vostra realtà, mi piace molto, mi dispiace una cosa, che le lodi, che i vesperi, che le compiete non siano recitate. Poi il cammino è vostro, ma io come parroco nelle nostre parrocchie ormai la parola di Dio è pregata, è studiata, è predicata. Anche la predicazione ormai è solo sulla parola di Dio. E qui dice che a casa vostra siate fedeli alla lettura delle divine scritture. Credo abbiate sentito Papa Francesco tantissime volte dire: portatevi in tasca un piccolo Vangelo, affinché possiate in ogni momento tirarlo fuori e guardare che cosa da suggerirvi il Vangelo. Anche i miei intimi, dice Giovanni, non cesso di esortarli a ciò. E non mi dica qualcuno, io sto leggendo il suo testo, e non mi dica qualcuno,
con parole fredde, degne di essere gravemente condannate? Ma io non posso. Io tratto cause nel foro, sono un avvocato. Svolgo pubblici uffici. Sono impegnato nel mio mestiere. Ho moglie. Devo nutrire i miei figli. Ho da badare alla casa. No, leggere le scritture non è affare mio, ma di coloro che hanno abbandonato tutto e che abitano in cima ai monti, i monaci. Ma che dici, uomo? Non è affare tuo badare alle scritture perché sei stretto da mille preoccupazioni? Invece è precisamente più tuo che non dei monaci. Essi non hanno tanto bisogno dell'aiuto che proviene dalle divine scritture, come coloro invece che, come voi, si trovano in mezzo a mille faccende. I monaci, infatti, lontani dalla piazza, dalle insidie, dal tumulto della piazza, non hanno rapporti con nessuno, sono in clausura, no? Si danno con libertà alla meditazione, in quella pace e tranquillità, e come in un porto godono di grande sicurezza. Ma noi, come in mezzo al mare infuriato, siamo stretti da mille peccati, lo vogliamo o no, e abbiamo sempre bisogno della consolazione delle scritture. Quelli siedono lontani dalla battaglia e perciò non riportano molte ferite. Tu invece sei sempre in prima linea e di frequente vieni colpito. Per questo tu hai più bisogno di medicamenti che non quelli. La moglie ti esaspera, il figlio ti addolora, il servo ti muove a ira, il nemico ti insidia, l'amico ti invidia, il vicino ti oltraggia, il collega ti fa lo sgambetto. Pensate cosa scriveva 1600 anni fa. Sembra scritto da un editorialista oggi questo, eh? Spesso anche la giustizia ti minaccia, la povertà ti affligge, la perdita dei cari ti getta nel dolore, la fortuna ti gonfia, la disgrazia ti deprime. Mille motivi, mille necessità di ire, di preoccupazione, di turbamento, di afflizione, di vanto, di disperazione ci circondano da ogni parte, e da ogni parte volano mille frecce. Per questo abbiamo incessantemente bisogno dell'armatura delle scritture. Infatti le passioni della carne sono più gravi per quelli che vivono in mezzo alla folla. La bellezza del volto, lo splendore del corpo ci colpisce attraverso gli occhi. Il discorso osceno entra attraverso l'udito e ti turba il pensiero. Spesso un canto effeminato ci rammollisce la vigoria dell'anima. Ma perché dico ciò? Spesso ciò che sembra essere ancora meno di tutto questo, e cioè il profumo di un unguento che promana dalle donne di strada, da solo ci prende e ci fa prigionieri. Tanto numerosi sono i nemici che assediano la nostra anima. Abbiamo bisogno del farmaco divino per guarire le ferite ricevute e per evitarne altre, e spegnere da lontano e respingere gli strali del diavolo con la lettura assidua delle scritture divine. Non è possibile
che qualcuno si salvi se non si dedica costantemente alla lettura spirituale delle sacre scritture. È una pagina di cui io sono innamorato ed è tratta dalla sua predicazione, Omelie su Lazzaro. Ma se noi conoscessimo Ambrogio nel suo commento al Vangelo di Luca, se conoscessimo Agostino nel suo commentario sulla prima lettera di San Giovanni, se noi conoscessimo i padri della Chiesa, non è necessario leggerli tutti perché sono nella traduzione latina più di 160 volumi in folio. Basta leggere delle selezioni, come ce ne sono in giro, e imparare poi a prendere in mano noi la parola di Dio, in particolare oltre al Vangelo, oltre a Paolo, oltre a Giacomo, Giacomo straordinario, l'avrò spiegato 10 volte nelle mie parrocchie, oltre alle lettere di Giovanni, la prima lettera di Pietro, fantastica. Vi suggerisco l'Antico Testamento. Don, da che parte comincio? Lo chiedi a me. Non lo sai ancora. Se vuoi saperlo, mandami un messaggio e te lo dico. Non cominciare dal primo capitolo della Genesi, che è la parte più difficile. Infatti io stesso ho cominciato dall'undicesimo capitolo, dal dodicesimo della Genesi, andando avanti, raccontando la storia di Abramo, la storia di Giacobbe, la storia. Perché si chiama Bibbia o storia della salvezza. Bene, dopo questo io continuo, sono stato invitato come esorcista, no? E allora vi leggo ancora una pagina che a mio parere vale un Perù, vale un capitale, no? E l'ho scritta a mano perché l'ho scritta al momento durante un esorcismo. Non mi ricordo più com'era partita la questione, ma avendo delle persone realmente possedute e che in alcuni momenti avevano bisogno di 5 persone per essere bloccate sul lettino che ho lì nel mio studio, a un certo punto vi ho già spiegato che io ho imparato da alcuni miei maestri a chiedere alla Madonna se ti piace, obbliga questi demoni a parlare, ma solo su ciò che è utile alla liberazione di questa persona o a me, esorcista. E vi ho già detto che c'è anche un altro esorcista, mi pare dell'Emilia Romagna, che ha scritto La catechesi di Satana. Permetti. Ecco, non so. Permetti. Ecco. Che perché Satana, se è obbligato da Maria, parla. E se Maria lo comanda, lui dice quello che l'esorcista gli ha chiesto, per l'utilità, non per la curiosità. Anch'io, come diceva ieri Don Francesco, io non parlo con Satana. Io gli comando a sua umiliazione. Maria, se ti piace, umilia questi demoni e di ciò che è utile per la liberazione di questa persona e per me e per noi sacerdoti. E ho preso in mano un foglio e ho scritto ancora a mano. E Satana comincia a parlare. Dio vi dà tante occasioni per salvare le anime. Veramente la potenza di Maria è grande per costringere Satana a farsi tutti questi autogol che adesso sentiremo. Dio vi dà tante occasioni per salvare le anime dalle cose più piccole. Ma voi,
siete con la testa piena di altre cose. Mamma mia. E così io vi prendo le anime. Che esame di coscienza per il sacerdote, eh? E io rispondo, insomma, già, e la vita di santità che la Chiesa dona a tutti? Bleh, che schifo, mi risponde. Ma, continua lui, io arrivo nelle occasioni ordinarie, quando nessuno ci pensa. Forse tutti o non tutti sapranno che Satana ha due modi di agire. La via, il modo straordinario, ed è quello che attinge a noi esorcisti. Ma non è molto, molto diffuso. E lui non lo ama tantissimo. Lui ama, preferisce il modo ordinario, i peccati. Perché uno che è preso da una vessazione del maligno, può essere colpa sua, può essere anche colpa di una fattura, eh? Ah, ma ci sono le fatture. Un giorno io incontro un monsignore di Curia e gli dico tra le varie cose: ah, sai, sto facendo esorcismo a un sacerdote. Ma va! Dico, guarda, buon conto, non è della nostra diocesi e non è neanche della nostra regione, è di fuori. Ma capita anche ai sacerdoti? Eh sì. Ma come mai? Ma padre Amos dice che un 70% di vessazioni derivano dalle fatture. Ma ci sono davvero le fatture? Un signore di Curia. Ecco, certo. Ma se vuoi, vieni. Ho invitato qualche sacerdote, è stato contento. Vieni a assistere a qualche esorcismo. No, 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 io c'ho paura. E basta, io ho detto più niente, perché se c'hai paura tu, cosa deve dire la gente? Ebbene, questo modo di agire straordinario di Satana non è così frequente, non è neanche così raro, eh? Ma adesso non voglio uscire fuori tema, non voglio... Lui ama quello ordinario, perché quello straordinario tante volte non è colpa della persona, e uno lo paga, e uno riceve preghiere di liberazione ed è candidato al paradiso. Ma chi fa i peccati, chi non si converte dai peccati, è candidato all'inferno. È questo che ama Satana. Per questo mi dice: ma io arrivo nelle occasioni ordinarie, quando nessuno ci pensa. Per esempio, gli dico io, il non amore. Ma tu pensa cosa ti dice Belzebù. Dove non c'è amore, lì ci sono io. Il più piccolo atto d'amore, lì c'è Dio. Come faceva quella piccolina chiusa in un convento? Io interloquisco: Teresa di Gesù Bambino? Già. E questa qui, quella che era sotto esorcismo, io la voglio morta. Perché? Perché lei offre. Io ho molti, molti casi, questo è uno dei due casi, di persone che hanno offerto la propria vita per la salvezza dei peccatori, che hanno capito al volo. Io ho sempre sentito la Madonna Lourdes, Fatima, che dice pregate per la conversione dei peccatori, e non ho mai capito niente. Pensavo i peccatori quotidiani, ordinari, ma che? C'è voluta la piccola Giacinta,
a far capire che lei pregava per la salvezza di quelli che stavano per andare all'inferno. E io sto conoscendo due donne, le donne su questo bagnano il naso noi maschi da 100 a 1, perché hanno una generosità di offerta. Hanno offerto le loro sofferenze perché la Madonna salvi quelli che sono già sulla bocca dell'inferno e che stanno per precipitarvi per i loro peccati mortali. Se non l'avete sentita, andate a cercare su YouTube la storia di Gloria Polo. Sì. Ecco, sentirete una testimone di questo. No? E d'altra parte, ascoltando anche i vari santi che hanno avuto il dono di vedere l'inferno, dicono: è una cosa innominabile, obbrobriosa. E il pensare che della gente, creature di Dio, per le quali Gesù ha dato il suo sangue, abbiano la eventualità di andare all'inferno, non credete se un prete vi predica e vi dice che l'inferno è vuoto. Non credeteci. Mente. Perché all'inferno ci sono senz'altro i diavoli. Quindi non è vuoto. E poi dopo lo sa solo Dio. Noi preghiamo perché non ci vada nessuno. Ma questo lo sa Dio. No? Ora, queste persone hanno offerto la loro vita e Satana, io la voglio morta questa qui, perché? Perché offre. Io scrivevo, lui fa, perché scrivi? Per condividerlo con altri. E io ti strappo il foglio. Questa ragazza aveva le mani bloccate. Piedi bloccati, si svincola i piedi e come se fossero due mani mi prende il foglio coi piedi e me lo strappa via. E io con un colpo di acqua benedetta, tac, l'ho bloccato e ha mollato l'osso. E allora ho potuto fare questa scrittura. Continua. È la perseveranza nella preghiera che salva. Chi si scoraggia nella preghiera ci lascia le porte aperte e noi arriviamo. Mamma mia, dice, se io non l'avessi sentito, se io non l'avessi scritto, se, ma no, ma queste sono nel cinema. La fiducia in Dio ci fa incazzare, incazzare di brutto. Modera le parole, La tua volgarità non la voglio sentire. Ci fa andar su di giro. Io rubo il tempo. Così non hanno più tempo per pregare. Sono talmente stanchi che è una preghiera buttata lì. Amici, ci fa l'esame di coscienza. A me. Io odio chi ringrazia Dio. A me piacciono i lamenti e le disperazioni. Il grazie mi fa vomitare. Che schifo! Anche una sola anima che si salva è un miracolo. Soprattutto quelle anime che sono già quasi mie. Quando mi vengono rubate all'ultimo momento, io mi incazzo. E più di una volta mi dice: questa mi ruba le mie anime. Ma va che tue anime, che tu c'hai niente. Cosa hai fatto tu per la gente?
Ho fatto tanta fatica per tirarle a me. Poi arriva lei, lei è sempre la Madonna, no? Che non viene mai, non viene. Arriva lei e me le porta via. Bene, amici, io per oggi penso di aver finito. Sono 30 minuti che parlo, mi pare sufficiente. Mi pare di avervi dato tanti strumenti di riflessione con San Giovanni Crisostomo, i padri della Chiesa, la preghiera e questa mini catechesi. Io questa pagina stento a trascriverla sul computer, mi piace vederla così, io lo ritengo un piccolo capolavoro dell'intercessione di Maria che umilia, costringe Satana a farsi tutti questi autogol. È un dono che Maria fa a noi sacerdoti e a voi che siete vicini alla fede, per salvare le anime dalle azioni più piccole, a non trascurare tutte le occasioni, il non amore, dove c'è il non amore, lì ci sono io, dove c'è il più piccolo atto d'amore, lì c'è Dio, come faceva con la piccolina, qui siamo in casa sua, no? Siamo in un convento carmelitano, Santa Teresa di Gesù Bambino, che ha resto ha delle pagine bellissime contro il maligno, anche la piccoletta. La perseveranza nella preghiera, chi si scoraggia ci lascia le porte aperte e noi veniamo. Io rubo il tempo. Amici, se posso, ve l'avranno detto in tanti, ma se siete da sole o da soli, date una martellata alla televisione. Io sono un peccatore, poi li ho confessati questi peccati, anch'io mi lasciavo attrarre dalla televisione. E allora ho trovato un sistema infallibile per non vederlo più. Ho tagliato il cavo. Basta. Poi arriva mio fratello, c'è il cavo rotto, te lo aggiusto. Ma no, ma lascia stare. Ma no, 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 non mi costa niente, me l'ha aggiustato. No, io poi ho preso e l'ho portato in cantina. A parte che adesso questo quando era ancora in bianco e nero. Adesso c'è tutto sul cellulare, c'è tutto che è. Se avremo tempo e modo, vi dirò qualcosa anche su San Giuseppe. È molto potente Giuseppe, perché dove arriva lui si sistema tutto. E lui trova le soluzioni giuste. E poi io gli dico, lo sai che la Chiesa lo venera come terror demonum, terrore dei demoni? È vero? Perché è casto. Ah, quindi la castità ti distrugge, mi bastona. Oggi nessuno più ci crede alla purezza. Pochi, però ce ne sono. Cosa hai ancora da dirmi? Chi è puro, io non lo posso toccare mai. E gli faccio, perché? Perché partecipa del disegno di Maria, la tutta pura? Lui tace. Rispondi? Sì, rispondo con disprezzo.